Ieri sera in Piazza Duomo il neo sindaco di Giarre, Angelo Danna, ha tenuto il comizio di ringraziamento dopo l'elezione dello scorso 19 giugno. Un intervento di una decina di minuti circa, in cui il primo cittadino ha espresso, oltre che la gratitudine per il vasto consenso, anche la richiesta alla cittadinanza di una maggiore e più intensa partecipazione alla vita politica e amministrativa. Era doveroso avere questo momento di confronto e di ringraziamento con la cittadinanza, che ha voluto premiare la mia persona, la proposta di Città Viva, di chi l'ha sostenuta e di tutta la squadra che si è messa già al lavoro dopo pochi giorni. È un grazie che veramente va esteso a tantissimi per l'impegno, la disponibilità, per l'aver creduto, e credo che questo nostro risultato abbia generato una nuova speranza nella città, che si coglie in tanti piccoli segnali. Abbiamo cominciato, io dopo neanche il tempo di metabolizzare il risultato, perché già martedì pomeriggio ero operativo, giovedì ha giurato la giunta, stiamo lavorando per affinare quello che sarà lo staff che mi coadiuverà e poi completeremo un po' l'organizzazione con i delegati di quartiere e quant'altro avevamo già previsto in campagna elettorale. Soprattutto il lavoro è duro, perché bisogna partire dal bilancio. Come sapete, stiamo approntando il bilancio preventivo, che poi sarà sostanzialmente il consuntivo del 2015, questo libererà delle risorse e ci permetterà, speriamo entro l'anno, di cominciare veramente a pianificare, a programmare quelle che sono le varie aree di intervento. Io spero che veramente quest'anno possa rappresentare intanto un punto fermo da cui ripartire negli anni futuri, perché credo che per ottenere dei risultati bisogna avere chiari gli obiettivi e bisogna pianificarli concretamente. Questo è il lavoro che ci attende nei prossimi mesi.